Beh, buonasera, come dire, guardiamo il risultato, caro Ezio, no? Una volta che la fortuna ci assiste, una partita che non ha chiaramente dato prova di grandi prodigi tecnici, brutta diciamo, no? Che però abbiamo vinto e questi 3 punti ci volevano, Questi 3 punti in questo momento erano assolutamente indispensabili. Sono arrivati in capo a una prestazione che non dirime i dubbi che avevano accompagnato l'avvicinamento alla partita. Certo. Perché è vero che la Juve che è scesa in campo di giallo vestita sul terreno dell'Udinese era certamente una Juve più concentrata, se vogliamo più volitiva e più compatta rispetto a quella totalmente sfilacciata che abbiamo visto contro il Parma. E per 20 minuti in balia dell'Inter a Milano. Io ho però visto una Juve, a mio parere, non No. convincente. Non convincente, indipendentemente da un possesso palla che ad un certo punto del primo tempo sfiorava l'80% massimo. C'è il dato relativo, peraltro, È un anche. dato assolutamente relativo. Diciamo che è stato da una parte complice un atteggiamento di tipo contenitivo dell'Udinese perlomeno fino a quando il risultato non si è sbloccato. Dall'altro, possesso palla a tratti irritante perché un florilegio incredibile di passaggi nella nostra metà campo con tanta difficoltà a superare la linea mediana e andare verso il perimetro difeso da Okoye. L'Udinese non ci ha aggredito alti. Non ha portato quel tipo di pressione che normalmente ci mette in difficoltà, questo chiaramente ci ha agevolato. Devo dare atto di aver visto una squadra nel primo tempo più propensa ecco, a cooperare tra i vari singoli. L'hai usato apposta a cooperare? No, 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 questa non volta non l'ho stavolta usata apposta. no. No, diciamo nel darsi una mano nel recupero della palla. Molte volte ho visto il giocatore udinese ingabbiato da due o tre dei nostri. Ecco, però era comunque una partita grigia, se vogliamo anche un po' soporifera, ecco, risvegliata fondamentalmente nel primo tempo dalle percussioni di Kefren Thuram, che poco per volta sta cominciando a far vedere che tipo di giocatore davvero, ecco, davvero sia, anche se pure lui qualche errore di Era un bel troppo calciatore, nei passaggi, in qualche errore di troppo è incappato, però è stata veramente bella la percussione che poi lo ha portato prima a liberarsi in area, ricevendo una palla al bacio da Kenan Yıldız, bello il modo in cui si è liberato dell'avversario e ha calciato sul palo alla sinistra del portiere udinese e fortunatamente era un palo interno, la palla è schizzata all'indietro e ha colpito il portiere dell'Udinese ed è carambolata in rete. 1-0 che ci stava, Sì, in quel momento lì sì. ci stava tranquillamente, pur senza molto,
ecco, pur senza molto mostrare, ecco, la Juve è più attenta a essere ordinata, ma il recupero della seconda palla e l'aggressività hanno latitato non poco. Occasioni da gol costruite, occasioni vere e proprie, manovre o tiri scagliati verso lo specchio della porta, ancora meno. Fortunatamente giunge anche, fortunatamente, ma direi poi nemmeno casualmente, poi quando le cose vanno bene, è chiaro che vanno bene fino in fondo, perché in una successiva manovra, Kenan Yıldız, nella sua posizione prediletta, quella di centro a sinistra, si porta la palla sul destro, scaglia questo tiro di precisione, ancora una volta sullo stesso palo, quello a sinistra di Okoye, e quindi ancora una volta il pallone incoccia quel legno e la carambola che ne consegue, la deviazione che ne consegue, e serve dritta dritta Savona, il quale scarica un bel tiro che si insacca in porta, passando attraverso, ecco, un groviglio di gambe. La traiettoria era ben indirizzata. Però in altri momenti di altre partite quel tiro lì sarebbe stato rintuzzato, in qualche modo deviato, sarebbe arrivato qualcuno a prenderlo di stinco o con un'altra parte del corpo. Un 2-0 che a mio avviso, a conclusione di una frazione eccessivamente premiante in termini di punteggio, premiante perché, insomma, dopo l'1-0 abbiamo avuto modo di preoccuparci. E seriamente, un paio di stranguglioni veri li abbiamo avuti perché le zebrette friulane, che fino a quel momento erano state abbastanza guardinghe, affidandosi a qualche sgroppatina di Thauvin, insomma, hanno cominciato a voler fare un po' più sul serio. E Sì, hanno creato due due pericoli, pericoli. una traversa tra l'altro è stata anche molto Sì, no, io sto parlando di quelle del bene. primo tempo, Ah, sì, ancora il primo che dopo il tempo. primo tempo abbiamo rischiato di prendere l'1-1 nel giro di 2 minuti. E infatti la gestione di quel vantaggio non mi è garbata molto. Nella ripresa la situazione è cambiata con un Udinese che ovviamente qualcosa doveva pur tentare per cercare o rimettere in discussione il risultato, per cercare di rimettere in discussione il risultato. Ne è scaturita una pressione, secondo me, agevolata da un altro approccio al tempo, molliccio e molliccio superficiale. È arrivata una caterva di calci d'angolo Sì. in favore dell'Udinese, e in un secondo tempo dove veramente Mamma mia. abbiamo sofferto Sì, per con lunghi l'Udinese, tratti. cioè, abbiamo sofferto con l'Udinese, no? Cioè, questo. Sì, no, poi attenzione, cioè, intanto l'Udinese prima che cominciassimo a giocare ci inquietava, e anche da poco, perché perdendo lì No, beh. ci avrebbe scavalcato addirittura in classifica. L'Udinese in casa su 5 partite ne aveva vinte 4, perdendo solo con l'Inter, e poi l'Udinese, tra l'altro, aveva una classifica assolutamente migliore rispetto a quella del Parma. Per cui, visto quello che avevamo sofferto pochi giorni prima, era Quindi, lecito e eravamo autorizzati ad un certo tipo di preoccupazione. Secondo tempo si è sofferto molto, con tanta difficoltà ad uscire, con tanta difficoltà a mettere insieme due o tre passaggi di fila. Poi sì, qualche ripartenza siamo riusciti a farla, siamo andati vicini un paio di volte alla terza segnatura, una volta con Vlahovic e una volta più clamorosa con Meiners,
Mi sembra che, tu hai già preso un po' di punta. No, io dico che quel gol lì lo facevo anch'io, ho detto sì. Dire. Poi però non mi sembra questo grande, come dire... Sì, però se tu guardi la postura con la quale... No, è vero. E il modo in cui arriva la palla, con Benias era troppo avanti, non ha potuto dare... Però nell'economia della partita... Forza. Vlahovic e Comeners mi sono sembrati. Nell'economia della partita sono stati due uomini in meno. Sì, inutili. Non hanno. Poi attenzione, noi la partita la guardiamo dal monitor, magari vista dallo stadio o dal campo, quello che può essere il peso specifico della presenza di Comeners in campo può apparire del tutto. Può apparire del tutto diverso. Per quello che abbiamo visto noi, mi è sembrato un Comeners molto, molto evanescente, ecco. Non il Comeners che pensavamo di aver acquistato, a tutte le attenuanti generiche del caso, per cui non è certo questo né momento né la sede per aprire un processo verso il giocatore olandese, però... la cronaca, l'onestà intellettuale impone di dire che la sua incisività, così come quella di Vlahovic nell'ambito di questa partita, è stata assolutamente mediocre. No? Assolutamente. Grande inzuccata di Lucca, che è anche un osservato speciale di Giuntoli, che coglie in pieno la traversa, a stigmatizzare una volta di più che quando la giornata è favorevole. Note di merito, a mio avviso, per Di Gregorio, sempre puntuale, anche coraggioso nelle uscite, mai una sbavatura, un grande intervento nel primo tempo a salvare il risultato. Note di merito, a mio avviso, per Thuram, il Diz, come al solito, penalizzato da una posizione che non gli appartiene, una manovra resa lenta dalla presenza di Locatelli, che certamente soprattutto in fase difensiva e di contenimento, in certe fasi dell'incontro può avere il suo perché, viceversa se il gioco deve passare attraverso di lui, è chiaro che si perdono tanti tempi di gioco e quindi ne risente complessivamente tutta la manovra. L'amore che ha per Danilo, come lo spieghi, scusa? Beh, non lo so, Io non capisco. Io penso che abbia una famiglia felice, non credo che abbia bisogno dell'affetto di Danilo. Dicevo in esordio che è una partita che non dirime dubbi. Perché? Perché non ho visto la solidità dei primi tempi, la compattezza, certo, l'assenza di Bremer si fa sentire, ma non ho visto nemmeno un certo tipo di spigliatezza o di sfacciataggine che sarebbe stato lecito aspettarsi. La cosa che soprattutto mi inquieta è che io non vedo uno straccio di due schemi mandati a memoria per attaccare la porta avversaria. È tutto molto improvvisato, è tutto ancora troppo affidato alle individualità, quando invece sarebbe il caso di un paio di combinazioni studiate, cercare di poter... Sì. Tiago Motta, punto interrogativo, è legittimo anche farsi qualche domanda a questo punto, no? Avevamo grandi aspettative, è una Juve ancora tutta da disegnare, diciamo, perché paradossalmente vengono fuori questi giovani che sono sì bravi, ma sono giovani, e vengono fuori con l'Udinese, al cospetto di altre grandi squadre, non si può dire, ormai anche qui regna un po' l'incertezza su quello che vediamo in campo. Ma io dico, guarda, noi abbiamo bisogno di... per capire, perché adesso soprattutto, se non sei in testa alla classifica a punteggio pieno, ogni giudizio
Sì, vabbè. tende al catastrofale, quando poi, pur per quello che abbiamo visto finora, ci mancano quei 4 punti di classifica che abbiamo buttato via tra Cagliari e Parma, perché saremmo lì in lotta e quindi nessuno avrebbe nulla da dire. Ma il punto è che noi abbiamo bisogno, per capire davvero la consistenza, la grana, non intesa come denaro, ma intesa come tessuto di questo direttore sportivo, di questo allenatore, di questi giocatori nuovi. Abbiamo bisogno di vedere una squadra al completo del proprio organico Giusto. per alcune partite di fila, perché così è facile passare da una partita all'altra, o anche nell'ambito della stessa partita, a ritenere qualcuno geniale, un imbecille terminale, Oppure o cambiare idea una mezza dopo, calzetta, esattamente. cambiare idea nel giro di una partita. Io non penso che siamo in mano, non penso che siamo in mano degli incompetenti, penso invece che così come è giovane la squadra, è giovane anche l'allenatore, così come deve avere attenuanti la squadra, deve avere delle attenuanti anche l'allenatore. Assolutamente, ci mancherebbe. Capire che voler, anche se fosse, come dire, un'arca di scienza in termini calcistici, non può rovesciare quest'arca tutta insieme sulla testa dei giocatori, perché altrimenti si rischia lo stesso effetto di quando i giocatori in testa hanno assolutamente niente. Così come deve capire che l'esperimentazione, ci sono momenti per E sperimentare, altri per avere delle sicurezze, ma che certo. qualche certezza assoluta questa squadra deve poterla avere e deve potercisi aggrappare, perché gli esperimenti li fai con la primavera, li fai magari in corso d'opera a Bologna, dove se anche pareggi 2 mesi di fila, la pressione Non è è quella della Juve, no. infinitamente più lieve rispetto a quella che c'è a Torino. Torino, il compito è arduo perché devi costruire facendo risultati. Questa è la faccenda. E quindi, Massimo, meno male che è arrivata Aveva bisogno, dai. Sarebbe stato tragico il questa vittoria. contrario. Meno male non abbiamo preso gol. Sono quelle cose che, diciamo, che aiutano di nuovo, come dire, rimboccano un po' la copertina del morale, Sì, nuovamente, diciamo, però no? i risultatisti saranno contenti. Abbiamo Ma i risultatisti detto. devono solo alcuni risultatisti hanno, vorrei dire, un cervellino che si vorrebbe impacchettare in un coriandolo. Perché fino all'anno scorso andava benissimo l'1-0, anzi, era considerato un miracolo, chi se ne frega, anche facendo schifo Quest'anno c'è molta più rigidità da parte al loro, calcio. esattamente. Adesso vogliono pure la prestazione. Sì, beh, certo. Allora siamo noi i primi a volere la prestazione. E Thiago Motta è il primo a volere la prestazione. Però proprio perché si è partiti da sottoterra, e prima di avere un certo tipo di prestazioni e averle continuative, ci vuole tempo, ammesso e poi è non concesso, che i giocatori che la rosa comprende siano adatti alla filosofia di Thiago Motta, e in quel caso, se adatti non sono, deve essere bravo lui ad adattare la sua filosofia al materiale che ha a disposizione. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, ci vediamo come consuetudine nei tanti appuntamenti. Grazie. Grazie a tutti voi, buona domenica, aug!